Ciao, il mio nome è Francesco e oggi parlerò di come ho utilizzato l'intelligenza artificiale per approcciare il compito della composizione algoritmica. L'idea è quella di utilizzare l'intelligenza artificiale per insegnare ad una macchina come comporre o completare un brano musicale. Ma prima di tutto, cos'è la composizione algoritmica? Con questo termine si indica l'utilizzo di processi e metodologie formali al fine di comporre un brano musicale limitando al minimo l'intervento umano. L'evoluzione di questa pratica parte addirittura dall'antica Grecia, per poi essere affrontata con maggiore consapevolezza e metodologia nei primi del Novecento, dai quei musicisti appartenenti alle correnti musicali della dodecafonia e del serialismo. Obiettivo di questi compositori era quello di estrapolare e estrarre un metodo di scrivere la musica ben preciso, che potesse essere applicato in qualsiasi contesto compositivo. Con l'avvento dei primi calcolatori elettronici ci furono passi da gigante nel campo della composizione algoritmica, alla quale fu possibile approcciarsi con nuovi strumenti e nuove metodologie, fra le quali anche alcune che prevedevano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Fra questi strumenti ho prediletto le reti neurali artificiali, ovvero dei modelli matematici ispirati ad una ben più complessa rete neurale biologica, i quali sono composti da vari strati di nodi detti neuroni interconnessi fra di loro e posti su più livelli di profondità. Una rete neurale artificiale è in grado di apprendere varie tipologie di compito, ricavandone il procedimento analizzando vari esempi che le vengono somministrati in input. Attraverso questa fase, detta di addestramento, i vari esempi vengono propagati all'interno della rete neurale e attraversano così i vari neuroni, i cui collegamenti sono regolati da un sistema di pesi e soglie di attivazione. In base al problema da affrontare, esistono varie architetture di rete neurale. Io ho utilizzato una rete Long Short Term Memory, particolare tipologia molto utilizzata nel Natural Language Processing, è particolarmente adatta a processare lunghe sequenze di dati in input. Analizzando progetti con architetture simili, mi sono reso conto di come la musica sia assimilabile ad un vero e proprio linguaggio naturale. Di fatto la musica è dotata di un suo alfabeto, composto dalle note, e da una sua vera e propria grammatica, composta a sua volta dalle regole dell'armonia. A tal proposito, ho pensato di usare come esempi per la mia rete neurale 189 partiture scritte dal compositore Johann Sebastian Bach. Per snellire il carico di lavoro ho utilizzato delle partiture scritte in MIDI. In questo modo è stato possibile estrapolare per ogni partitura tutti i nomi delle note. Essendo la musica di Bach polifonica, ho fatto in maniera tale che tutte le note suonate nello stesso istante di tempo venissero catalogate come accordi. In questo modo ho somministrato in input alla mia rete non delle semplici linee melodiche, ma vere e proprie progressioni di accordi nello stile di Bach. Dopo la fase di addestramento, ho così generato dei brani musicali polifonici in stile bachiano, che ho utilizzato per fare due esperimenti. Il primo esperimento consiste nel creare un test dove lo scopo è quello di identificare quale brano sia stato composto da Bach oppure dall'intelligenza artificiale. Questo test è stato somministrato a 30 persone, tra le quali anche musicisti professionisti. Il risultato è che solamente 3 persone su 30 hanno risposto correttamente ad ogni quesito, e paradossalmente i musicisti sono quelli che hanno commesso più errori. Adesso ascolteremo qualche esempio, e toccherà a voi indovinare. Questi 3 esempi, solo l'ultimo era di Bach. Il secondo esperimento, più complicato, è stato quello di prendere i primi accordi di un brano di Bach mai visto dalla rete neurale e lasciare che l'intelligenza artificiale lo completasse. Questi sono i miei risultati. Per riascoltare questi brani o per fare il test, segui questo link.